continua la formazione per l'ordine dei dottori commercialisti della provincia di Caserta. Siamo all'hotel Vanvitelli, oggi un convegno realizzato in collaborazione con l'ordine degli avvocati di Santa Maria Capua Vetere. Si parla in modo particolare di usura e prescrizione, le tutele per il correntista. Noi siamo con il dottor Aldo Pellegrino, consigliere delegato dell'ordine. Dunque, un incontro importante questo anche su una tematica attualissima. Certamente, infatti in questa fase il nostro tribunale è pieno di queste procedure che riguarda il contenzioso bancario. Ci sono diverse tante rivendicazioni dei correntisti oppure di mutuatari che appunto contestano molto spesso le condizioni piuttosto gravose, insomma, addebitate dalle banche. Per noi però vuole essere un momento di formazione più che altro per i tanti tecnici dell'ordine che sono nominati all'interno del tribunale da ausilio ai giudici per le perizie, per i lavori, gli elaborati che poi sono di compendio e fondamentale per la sentenza, per la decisione del giudice su questa materia. E sul tavolo, naturalmente, a parte questo argomento così importante, ci sono tanti relatori che daranno un contributo fondamentale. Certo, lo spunto è nato da questa cosa particolare, leggendo diverse sentenze, perché servono comunque per noi tecnici per aggiornarci, ho scorto il nome del presidente Cenicola tra i componenti di una sentenza importante in questa materia. Allora dico, abbiamo anche dei personaggi importanti, illustri della nostra Caserta, che molto spesso è nominato solo per fatti di cronaca brutta, insomma nera. Allora è meglio ed è bello che di tanto in tanto mettiamo in luce anche diciamo, gli uomini importanti, illustri che comunque la città, la terra di lavoro c'ha.